Erba, 8 novembre 2018. Testamento olografo. Io sottoscritta, spreafico Greta, dichiaro di essere in pericolo di vita. In caso di morte lascio ogni mio bene a mia mamma. Dichiaro che troppa gente è interessata all'eredità che mio padre mi ha lasciato. Così Greta spreafico espresse le sue volontà in un testamento olografo datato 8 novembre 2018. Qualcosa la turbava profondamente. Sentiva di essere in pericolo di vita e per questo decise di mettere per iscritto le sue volontà. Greta, la cantante rock originaria di Erba, Como, è scomparsa da Porto Tolle, Rovigo, il 4 giugno 2022. Da novembre 2018 fino al giorno della sua scomparsa, molte cose erano cambiate nella sua vita. Ora potrebbe cambiare anche la narrazione dei fatti, con una nuova inchiesta e soprattutto un nuovo indagato. Quest'ultimo è accusato di sequestro di persona, omicidio e occultamento di cadavere. Ripercorriamo i fatti. Qualche mese prima della scomparsa, precisamente il 26 ottobre 2021, Greta aveva deciso di modificare il suo testamento fino ad allora a favore della madre, per lasciare tutto al suo ultimo fidanzato, Gabriele Lietti. Ecco cosa scrisse in questa nuova versione. La sottoscritta, Greta Samantha Spreafico, nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, lascia ogni avere mobile, arredi di mio papà e denaro unicamente a Lietti Gabriele, il quale è l'unica persona che si è presa cura della mia gravissima malattia da intossicazione da metalli pesanti, per il quale tutti i componenti della mia famiglia hanno espresso frasi e atteggiamenti a dir poco crudeli. Successivamente, però, sembra che Greta abbia cambiato idea di nuovo. Aveva manifestato il desiderio di riconciliarsi con la sua famiglia, una confidenza fatta a persone molto vicine a lei. Inoltre si era pentita di aver messo in vendita la casa di Porto Tolle, ereditata dal nonno e che le evocava ricordi felici dell'infanzia. Due giorni dopo la sua scomparsa, il 6 giugno 2022, era previsto un incontro dal notaio per il rogito, ma Greta non si presentò mai, scomparve nel nulla. Inizialmente gli inquirenti si concentrarono sul giardiniere Andrea Tosi, l'ultima persona a vederla prima della scomparsa. L'indagine fu archiviata in assenza di prove contro Tosi. Recentemente sono emersi nuovi sviluppi, un nuovo fascicolo d'inchiesta e un nuovo indagato, una persona nota. Non è ancora stato individuato un movente chiaro dietro al presunto omicidio. Tuttavia, nella richiesta di archiviazione nell'indagine sul giardiniere Tosi, il giudice aveva scritto: «Rimane il dato suggestivo che il Lietti, l'ultimo fidanzato, abbia potuto avere un movente nella vicenda della sparizione della compagna, essendo emerso che Greta aveva redatto un testamento a suo favore e che le circostanze, note alla famiglia, avevano creato malumori e conflittualità. I dissapori dell'ultimo periodo, che sembrano emergere da certi messaggi, in cui non appare ben chiaro se i due si fossero lasciati o stessero per lasciarsi, avrebbero potuto indurre Greta a modificare le sue volontà testamentarie». L'avvocato Nunzia Barzan, agendo per conto della madre di Greta, Rosa Maria Donà, ha presentato un esposto querela per circonvenzione di incapace in relazione alle modifiche testamentarie. Il criminalista Davide Barzan, che rappresenta la famiglia Spreafico, ritiene che la scomparsa di Greta sia un femminicidio e non un allontanamento volontario. Entrambi gli esperti sono disponibili a contribuire anche all'inchiesta attuale. Dalla denuncia per circonvenzione di incapace, da cui presumibilmente è scaturita la seconda indagine, emerge che Greta si era completamente affidata al compagno da quando era andata via di casa. Lui le aveva promesso il matrimonio, una promessa che non poteva mantenere in quanto era ancora legalmente legato a un'altra donna con cui aveva figli. Greta, oltre a Lietti, si fidava anche di altre due persone presentatele proprio da lui: l'oncologo Pasquale Montilla e l'avvocato Annunziata Latella. Greta aveva abbandonato tutte le cure per la sua salute mentale, convinta che il suo malessere derivasse da un'intossicazione causata dai metalli pesanti con cui era venuta a contatto sul lavoro. Il dottor Montilla la stava assistendo nel processo di disintossicazione e lei riponeva grande fiducia in lui. Greta era una donna fragile,
con un contesto relazionale complesso. Secondo Davide Barzan, l'indagine deve fare chiarezza sui suoi legami personali, considerando le scelte fatte da Greta negli ultimi tempi e quelle che avrebbe potuto fare ancora. Il giorno della sua scomparsa, alle 3:30 del mattino, Greta Spreafico ha inviato il suo ultimo messaggio a Gabriele Lietti. «Ti amo e ti voglio un mondo di bene. Buonanotte». È stata effettivamente lei a mandare quel messaggio? Insieme a Greta è scomparso uno dei suoi cellulari, ma soprattutto la sua auto non è stata trovata. Si tratta di una Kia Picanto nera, potenzialmente la chiave per risolvere il mistero. Quest'auto è stata vista alle 5:30 del mattino del 4 giugno da una telecamera abbarricata, diretta verso Porto Tolle. Non è possibile determinare chi fosse al volante. Nelle settimane scorse sono riprese le ricerche dell'auto, concentrando gli sforzi nella zona del fiume Po. Residenti di Porto Tolle, precisamente a Borgo Mulo, hanno segnalato alle autorità di aver visto la carcassa di un'auto in quell'area. Il fiume in questo tratto varia da 3 a 6 metri di altezza. Una svolta nelle indagini sembra imminente.